Salve a tutti, sono Luciano Somma e dirò dall'antologia Ischia, un'isola di poesie, il testo di Nunzia Binetti, Me Clochard. Scorro nella musica del tempo, nota fragile, schizzi d'acqua amare su strisci di pelle, in cerchi la corrente chiude. Arrotolo pensieri, lacci di scarpe e stringo nodi. È balsamo il tramonto, sulle punte degli alberi unzione ultima. Io vado e non mi volto, prenderò le distanze da me. Non ho moneta per comprare il mondo, e tu non mi fermare. E dall'antologia Ischia, un'isola di poesie, dirò di Roberta Panizza, tu poesia. Tu, sul ciglio del mio baratro, aliti umori di sottofondi e mare, salmastro che emerge nelle notti e spinge a guardare ciò che dentro muove l'urlo in pieno petto. No, non posso con gli occhi toccare a lungo il tuo volto che mi fa pietra. In faccia al ghigno delle serpi destino e mi racconto, spiandomi di sbieco, a te, definizione dell'esistere senza. Mai spesso lascio che il tuo magnesio mi dilani di luce dentro, fingendomi sempre che sia tu a non volere. Leggerò una mia poesia, Routine. Da una vita mi porto addosso un nome. Dentro le mie ansie, una poesia mai scritta, fuori tutto il resto è soltanto routine. Da Ischia, un'isola di poesia. Che si svolgerà però nel mese di ottobre. Ne parliamo con Paola Occhi. Perché Paola parli di questa iniziativa? Allora, questa iniziativa viene da Vila, che è la mia associazione che mi supporta sulle iniziative di arte e cultura, e ha voluto aprire uno spazio anche per la musica lirica. Infatti mi ha nominato ambasciatrice di pace e mi ha dato la possibilità di poter fondare, infatti io sono la fondatrice e il presidente, della Nazionale Cantanti Lirici. Che cosa succederà allora nel mese di ottobre? Allora, il 9 di ottobre a Canneto sull'Oglio, alle 10:30, 10:30, avremo la rappresentanza totale dei cantanti lirici, tenori, bassi e di livelli altissimi che nessuno avrebbe mai pensato di riunire per scopi ben precisi. Quali scopi? Allora, gli scopi sono umanitari ed essendo ambasciatori di pace abbiamo pensato che i cantanti lirici non hanno mai avuto la possibilità di potersi unire per fare beneficenza. E io ho pensato che era giusto fare questa cosa per dimostrare alla gente che comunque svecchiamo quello che hanno sempre pensato di noi. Insomma, oltre alla nazionale dei cantanti classici, avremo anche una nazionale dei tenori? Assolutamente sì, tenori, bassi, sono tutti cantanti lirici, assolutamente sì. Infatti noi vorremmo la sfida con loro perché l'iniziativa è anche di giocare a calcio e loro stanno organizzandosi facendo una squadra di calcio, oltre a fare dei concerti sempre per beneficenza. E tu hai visto com'è la loro preparazione? Insomma, potranno affrontare la nazionale dei cantanti? Assolutamente sì.
Io che non capisco niente di calcio, però mi hanno spiegato bene le regole e direi che comunque nei cantanti lirici c'è gente che ha anche giocato a calcio. Dunque possiamo battere chi vogliamo. Pensi che potremmo vedere una partita appunto di questa nazionale dei tenori anche a Modena? Non posso dirlo, ma forse è probabile. E poi io vi invito veramente a Canneto sull'Oglio l'8 di ottobre perché il sindaco, il 9, scusate, il sindaco è veramente entusiasta di questa iniziativa perché a livello nazionale e perché comunque è la prima volta che i cantanti lirici si riuniscono in questo contesto. Davanti al tempo. Vanire in dolcezza di forma, sospesa apparenza nel gorgo di volute fughe e l'ultimo ponte, e tutto si genera nuovo sparso tra fossili addii. Poi l'ombra assorbe, ora che odi lo schiudersi del labbro stimoli palpiti inganni, a combinata nullità, passione senza pensiero. Aveva un fiore tra i capelli. Gilda, 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 mo bella passi di gazzella. Gilda, 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 fumando all'angolo del del dopo gioventù. Frammenti di polvere, nel loro sguardo, nel respiro, respiro. Albicocca selvatica. Caduta dal ramo, spiacci con la zolla, spiaccicato. Dove era il perfetto, lo sbisci dove è? Rifugio, rifuggo. Non è così che mescoli fronzoli, non è così che accogli i tuoi figli. Affiora a capo la sciocca mansuetudine. Aveva un fiore tra i capelli. Gilda, 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 Gilda. Mo bella passi di gazzella. Gilda, 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 fumando all'angolo del dunque, tu esisti anche. Non ho più niente da scoprire. Dovrò farmene una ragione. Mondo blasfemo mi scippa placido lusso dall'ignoto. Crudele scosso, sicuro. Non l'ho chiesta, Ignazia. Sosterò stanotte per dove voglio. E troverò sottomani ficcate di traverso tra barre di panchina sgangherata il foglio bicolore, non solo bianco e nero, accartocciato intorno all'ultima balena apparizione. Aveva un fiore tra i capelli, Gilda, 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 mo bella passi di gazzella, Gilda, 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 Gilda.
Allora, signor, buonasera, benvenuti questa sera, mi scuso subito per la voce o per la tosse, purtroppo credo che abbia pigliato molti in questo tempo, in questi tempi più di mezzo milione di italiani stanno con l'influenza, ma non si poteva dire no, assolutamente, no, vabbè, il microfono lo lasciamo al maestro, credo che si sente, no? Quindi dicevo appunto, non potevo dire no a Bruno Venci. Allora siamo qui all'ennesimo appuntamento culturale del vulcanico Bruno Venci, che è sempre schivo, non vuole essere mai intervistato. Io sono prestato alla cultura, faccio giornalista sportivo più che altro, anche se mi manca altre cose, però il connubio con la cultura mi è sempre piaciuto, tanto è vero che nel programma sportivo di qualche anno fa facevo pubblicità a dei libri isolani alla fine del programma, appunto per pubblicizzare i nostri autori dell'isola. Ovviamente Bruno Mancini invece da sempre nell'arte, arte intesa non solo come poesia, ma come cultura, come cultura, come tutto quello che è arte, che purtroppo diciamo, non è, viene catalogata come serie B, invece bisognerebbe portare avanti la cultura. Noi manchiamo un po' di cultura noi italiani, però proprio a impegni come la famosa tribù, mi piace sempre denominarla così, quella di Bruno Mancini, che ormai è coinvolto, io non so se sai il numero delle persone coinvolte, ma credo sia 10 gradi. 2.400.000 mesi. Tramite i mezzi tecnologici arriviamo oltre l'oceano, quindi praticamente, visto che ci sono pure, sono stati ormai, diciamo, verificati, ci sono presenze anche sul Marte, su cose, credo che arriva pure lì, Bruno Mancini. Quindi voglio dire, se sta divulgando, anche se a livello, diciamo, appunto tramite internet, tramite i mezzi tecnologici, e questa è una bella cosa perché crea una grande comunità. Noi siamo questa sera per presentare e inaugurare la terza sala di della cultura, praticamente messa gentilmente a disposizione dal hotel, appunto, Parco Verde, che i vari sono buoni, Parco Verde anche, cioè Delfini ha una gentile esclusività, e poi sentiremo pure la disponibilità del suo direttore, l'amico Guerino Cigliani, che è un artista nato. Adesso mi dispiace, cercavo di farlo coinvolgere questa sera in qualche sua bella canzone, perché è un bravissimo cantante, però ha detto no, però qualche cosa la tocca a te. Quindi questa è la terza sala della cultura che andiamo a inaugurare, dopo, che, grazie all'idea appunto di Bruno Mancini, dopo quella dell'hotel Ulisse, che fu la prima, poi si è stata fatta quella della Corte degli Aragonesi, grazie al comandante Lauro, alla famiglia Lauro, all'istituto Agostino Lauro, dove abbiamo inaugurato credo qualche mese fa, ed ora ecco la terza sala. Questa sera ci sarà ancora di più, perché poi lo spedito viene mangiando, ancora più illustri ospiti. Oltre all'inaugurazione avete visto sicuramente entrando la bellissima altra della tribù di, che ha coinvolto Bruno Mancini, la Nunzia Zambardi, che credo conoscete un po' tutti, e il cui bella applauso. Una mostra proprio dei suoi quadri, alcuni dei suoi tantissimi quadri, proprio nella hall, qui nell'albergo, credo l'avete vista, comunque avete modo di rivederla, e poi dopo parlerà anche lei, ci tratterrà un po' sulla sua opera. E quindi vedete questo vestitaggio appunto della mostra di Nunzia Zambardi. Poi ci sarà la presentazione, che poi è il tema principale di questa sera, di Bruno Mancini, che non vuole essere mai nominato, però noi lo nominiamo, la mia vita vissuta, ne parleremo lungamente, sarà l'amica Marina De Caro che gentilmente ci spiegherà un po' questa nuova avventura, questa nuova opera di Bruno Mancini più in là. E poi c'è un grande artista, l'avete visto con il maestro Vito Nicola Paradiso, importante anche il Nicola, che esiste pure un Vito Paradiso, visto il Faroc Alperosa, però molto più anziano, nel 42, avrà fatto pure qualche pezzo che dico, cosa c'è. Lui è un maestro veramente in tutti i sensi, nel senso, oltre che essere un bravo compositore, autore, è anche un grande maestro della chitarra e ha dei metodi speciali, io non voglio anticipare nulla perché sarà lui poi a parlarne, ma ci sono delle pagine dedicate a lui su internet, e quindi noi
poi dell'intrattenimento sulla prova quantico. Poi ci sono tanti altri ospiti, non vi voglio svelare, ma mano a mano le sveleremo. Allora inizierei subito. Io con un applauso a Vincenzo Sarrazino. Va bene. E vi lascio la straordinaria, al straordinario maestro che è Vito Nicola Paradiso, che ci avete ancora fidati. Bene, secondo quanto il concerto è dedicato alla canzone napoletana per eccellenza. I classici, tra i più famosi appunto, cantati, Minitore, riadattati per la chitarra. Questo fa parte anche di un progetto discografico uscito qualche anno fa, si chiama Magia della chitarra, la magia della chitarra. E ci sono proprio i classici, appunto, poi si vedo qualche brano adesso. Non vale la pena neanche che li presento perché sono così famosi che. Thank you.
ancora una e poi andiamo via. Te lo rimando? Sì. Cambiamo di genere? Ancora una e andiamo via, finale. Stelle natalizie. Faccio così. No, però no, no. Il saluto con la mia nonna che ho scritto io. Beh. Si chiama Lalla Bai Veneziana. Un brano che ho scritto lo scorso anno, un giorno a Venezia. Ma è vero che farai anche una canzone su Ischia tu prossimamente? Perché no, arriverà l'ispirazione. I presupposti ci sono. Questo fa parte di Ischia, Notte a Venezia, un trittico, e racconta appunto l'aurora, la notte, il brano delle sulle cinque suonare, la baia veneziana, e c'è il tramonto, la notte e l'aurora. Questo è appunto la notte, che è anche molto molto natalizio come. Bellissimo.